Benvenuti da Mac21 nella presentazione del corso dedicato alla modellazione fotografica in 3ds Max 2015. In questo corso, composto da 4 ore, noi vedremo quali sono i procedimenti di realizzazione di oggetti tridimensionali tramite l'utilizzo di fotografie ed di conseguenza la preparazione anche di questi oggetti tridimensionali per quelli che sono i formati di stampa 3D. Il masterclass quindi è composto in tre momenti fondamentali. Uno, come troveremo all'interno dei file disponibili, la preparazione di quelle che sono le foto dedicate poi al caricamento all'interno di un servizio di cloud, e quindi vale a dire che noi prepareremo una sorta di scatti fotografici insieme, che sono quelli che vediamo adesso, che sono poi scatti fotografici che ci serviranno per dire ad un software esterno a 3ds Max di creare una serie di formati tridimensionali. Queste serie di formati tridimensionali poi noi li possiamo importare all'interno di 3ds Max. Vedremo come preparare le foto insieme e poi vedremo come esportare questi modelli ed inserirli all'interno di 3ds Max. In 3ds Max abbiamo due possibilità. Innanzitutto è stato inserito un nuovo modificatore che si chiama Point Cloud, che vediamo. Questo modificatore è interessante perché va a analizzare quelle che sono le nuvole di punti. Infatti all'interno di questa rappresentazione che noi abbiamo, che sono dati di formati di nuvole di punti, ma poi possiamo vedere che possiamo anche importare oggetti già costituiti da poligoni. Noi abbiamo una rappresentazione wireframe. In effetti una rappresentazione wireframe non si vede in questo modo, men che meno una rappresentazione ad esempio in clay si vede in questo modo. Questo significa che questo oggetto ha una trattazione molto diversa rispetto a quello che noi siamo abituati ad utilizzare solitamente in 3ds Max, vale a dire poligoni. Infatti in questo caso siamo su una nuvola di punti. In questo momento io sto vedendo dei pixel, vedete che sono quadrati. Questi pixel quindi hanno la possibilità di essere rappresentati in 3ds Max e non caricare la scena a livello di pesantezza di poligoni, perché nella scena ci sono 0 poligoni, 0 vertici, eppure c'è un oggetto presente e vedremo che è un oggetto che può essere sottoposto anche a render. Quindi potrebbe essere utile nel qual caso io devo realizzare ad esempio delle vegetazioni magari a una certa distanza e non caricare la scena con una rappresentazione di poligoni troppo importante. Vedremo come si utilizza questo modificatore, il Point Cloud, che cosa sono i Limit Box, perché ci sono anche delle sottocategorie come vediamo. Vedremo come si importano i dati provenienti dai file scansionati. In questo caso siamo noi che abbiamo scansionato i dati direttamente con fotografie, però poi ci sono anche altri tipi di metodi. E vedremo poi le modalità di display. All'interno delle modalità di display abbiamo un controller di dettaglio ed poi abbiamo anche questa limit box che non è altro che la possibilità di tagliare la mesh per analizzare quelle che sono le sezioni. Questo potrebbe essere interessante se dobbiamo creare poi dei profili di selezione ed estrudere i profili di selezione. Vedremo come utilizzare gli snap all'interno appunto del modello. Il modello, come vedete, è importato correttamente e tutto quello che noi abbiamo realizzato in maniera fotografica viene correttamente importato all'interno di 3ds Max. Faremo anche un salto all'interno di quelli che sono i materiali, perché questi elementi hanno dei materiali, ci sono degli shader che sono stati inseriti all'interno di 3ds Max, ad esempio questo tipo di materiale, come sono presenti degli shader sempre nell'area di Mentarray, perché questo è uno shader, è un materiale che colloquio con Mentarray, che si preoccupa di farmi vedere appunto all'interno direttamente di 3ds Max la presenza. Come vedete, abbiamo anche un'occlusione ambientale, intensità, recezione di quelle che sono le ombre, possibilità di creare delle ombre. Quindi questi oggetti poi si interfacciano già con l'interfaccia di elementi presenti all'interno di 3ds Max, giustamente. Infatti, all'interno di quella che è la cartella dei render, noi avremo tutta una serie di esempi che faremo insieme per comprendere come un oggetto a nuvole di punti può essere
rappresentato all'interno di 3ds Max. Vedremo che ci sono tanti livelli, ad esempio questo schema Elevation Ramp può essere utilizzata poi in programmi di fotoritocco, come sono presenti ad esempio le Normal Bump, la possibilità di generare in modo automatico delle mappe normal. Qui abbiamo poi tutta una serie di test su quella che è la visualizzazione per quanto riguarda la intensità di punti e la riduzione di punti anche all'interno della viewport, perché io posso avere un oggetto con meno punti, più punti. Come detto precedentemente, questi punti possono essere anche illuminati da scene con illuminazione all'interno di 3ds Max. Questa abbiamo una illuminazione classica di rappresentazione. Il render però non si ferma soltanto a questo, nel senso che noi poi vedremo se io voglio un render di un oggetto invece più complesso, nel senso che non sia soltanto una nuvola di punti, ma sia un oggetto poligonale. Questo è un oggetto con nuvola di punti, questo è un oggetto poligonale estratto sempre da quelle che sono le informazioni che noi abbiamo realizzato precedentemente. Vediamo ad esempio un altro file, come sempre qui avrete tutti i file di esercizio aggiornati alla release 2015 in questo caso. In questo file abbiamo ad esempio un oggetto poligonale di table poly, e questo oggetto poligonale chiaramente ha un suo numero di vertici, un numero di facce, e in questa allocazione invece abbiamo il nostro oggetto point cloud, e questo invece ha 0 e 0. Vedremo quindi chiaramente le differenze, ma sono due oggetti che sono renderizzabili all'interno chiaramente della scena. Vedremo anche come si comportano quelle che sono le coordinate di unwrap, UV map, e poi vedremo anche il controllo del export. Quello che sto aprendo adesso è un file di controllo che si chiama STL, che è un formato di esportazione per le stampanti 3D. Questo è il nostro oggetto a cui sono stati applicati determinati materiali che vedremo sempre insieme. In questo caso vedremo come si possono utilizzare ad esempio i materiali Arc Design con le informazioni di unwrap già presenti del modello che viene esportato dai software esterni, e poi vedremo un modificatore che si chiama STL Check, ne vedremo le opzioni, che ci dà la possibilità di controllare se questo modello ha degli errori o meno nel momento in cui noi andremo ad esportare questo modello direttamente per la stampa. Inoltre vedremo un altro software simile a questo, che però è un software esterno, che anche in questo caso ci dà la possibilità di controllare se ad esempio nel nostro modello ci sono degli errori. Errore significa ad esempio se ci sono delle parti mancanti, se ci sono ad esempio dei buchi, perché per la stampante 3D non sono ammesse queste opzioni, e quindi tutta una serie di controlli sul nostro formato. In questo caso, essendo un oggetto poligonale, giustamente, noi lo possiamo vedere in tutte le sue rappresentazioni all'interno di 3ds Max, perché rispetta quella che è la visualizzazione di tutti gli oggetti poligonali. Infatti, vedete che qua abbiamo un certo numero di poligoni e un certo numero di vertici. Io vi ringrazio e vi aspetto per questo masterclass. Saluti da Mac21.